tutti ragazzi, sono Sgaragarro e vi do il bentornati per un altro episodio di Hearthstone. Oh, cosa? Sgara? Tre video di fila? Che sta succedendo? Ve l'ho detto che vi porto un video al giorno adesso, no? C'è l'espansione nuova, ragazzi, mazzi, testiamo, bisogna provare. Per ora ci si diverte, in realtà mi sto già vedendo altri giochi perché tra due settimane, tre, magari mi sono già rotto le palle di Hearthstone, ma sono dettagli, quindi... c'ho più fiato. Mazzo di oggi? Dov'è? Cavolo, vai. Big Shaman. Come? Big Shaman? Com'è possibile? Sì, sì, Big Shaman, ragazzi. Con i MacMorpher, insieme a Eureka, vabbè, la Kira, Walking Fountain, Zera e Big Bad Archmage. Potrà funzionare questo mazzo? Secondo me no. Però lo andiamo a provare lo stesso, perché l'ho visto giocare in streaming da uno e ha destato il mio interesse. Quindi, Big Shaman, ragazzi, let's go! Vi giuro che si è beccato un mirror match. In realtà, figurati che mirror match. 99 su 100 sarà un Murloc Shaman che mi esploderà come niente. Tengo l'Haunting Vision in caso ok, la team in storia. Agatha Skim, che bello che sei turno 1. Mala, 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 mala. Vero? No. Walking Fountain. Intanto questa continua a passare, fa 3 danni? Sì. Nah. Non c'è bisogno di farlo adesso. Con questa Waco in mano. A meno che adesso non gioca Zentimo. Il prossimo turno poi fa la spell che buffa tutto. Cosa ragazzi? Cappe di sottosale. Ouch. Avrei molto gradito Lightning Storm. Cioè, un ex qua. Quello per kill summon un totem mi ha aiutato parecchio. Fai 6 danni a tutti i minion. Ok. Quello andrà sempre face. Ne abbiamo sempre il nostro late game potenziale, questa. MacMorpher, perfetto. Sì. Per giunta ricordatevi ragazzi che MacMorpher non potrà mai colpire un altro MacMorpher nel mazzo, perché dice minion differente. Quindi non può trasformarsi in se stesso. Piacerebbe farlo per il Big Bad Archmage, Eureka, però... non dobbiamo cosa discover di Haunting Vision. Tanto costerà 3 in meno questa poi, giusto? Sì. Bello schifo.
al mio bellissimo 4-8 Lifesteal Rush Wind Fury. Ne ho un altro in mano. Questa cosa qua tra un po' farà 20 miliardi di danni. Sting like a bee. Hagata di Witch. Wind Fury è un po' inutile. Ce l'ha già Wind Fury. Mega Wind Fury gli diamo. Diamo uno zap. Quanti anni fa? Questo qua 8 ora. 5 mana, fai 8 danni a tutti i minion sul terreno. No, mi piace. Significa pulire la maggior parte di volte tutto. That's big. Not anymore. Di cosa aveva discoverato questo? Di Art and Might, ok. Twist the tree. Fold the lake. Questo pescato è bruttissimo. Dieci danni a tutti i minion. Mi piace. È aggressivo al punto giusto come spell, dai. Capri sottosale. Oh Capri sottosale. Male come giocata, dai. Dark Spirit, twist the tree. Sai, è bello sta cosa, potesse andare face. Sapete che ridere. Non so, perché ho come l'impressione che sia lo stesso mazzo. E quel Resummonit mi dà parecchio fastidio. Ah, perché devo farci sta cosa? No, comunque è assurdo, è quasi, praticamente un mirror match sto a fare. Ah no, però anche quello da cosa l'aveva preso? Ma questo lo giocava proprio, questo qua che l'ha preso da The Witch. I'm sorry, what? No, perché la mia vita magicamente a 15 mi preoccupa parecchio. Tantissimo mi preoccupa la mia vita a 15. Stavo tanto bene in salute. Figurati se non doveva essere un combo strano, maledizione. Questo coso qua in mano è un palo, Dio santo.
no. Eureka. Ha millato lui, Maligos, però attenzione. Basta, morirà anche quello. Agatha Schim. Ma cosa gioca? Sto qua gioca di tutto, per Dio. Smettiamola. Sti mazzi fantasia. Ok. Però, mi sumo 9-7, va bene. Una mano ripilante tipo, però sono dettagli. Wind Fury. Nabbo Gaga Golden Katrina Muerte. Bravo Nabbo, devo dire, molto forte anche te. Invece Golden Chef Nomi perché sono più skillato. Rolla poco qua, rolla poco! Non ho capito il secondo coso. Per qual motivo? Mi paro sul mio muro di Toad. Con la speranza che non ce l'abbia neanche lui. Soprattutto con la speranza che non abbia Kataskim. Ouch. Però ha questo difetto, torna in vita. Attenzione! Mazzaccio che però botta di culo, ha giocato contro un mazzo del cavolo. Attenzione, un rogue. Allora, sarò ironico. Da ieri, testando mazzi, non sono ancora riuscito a vincere contro un rogue. Perché mi tipo tirano le peggio cose in the face. Ziyax me lo tengo perché non voglio che MacMorphe si trasformasse in lui. In caso lo pesco, ovviamente. Tanti se, tanti ma. Comincio a essere stanco, quindi mi metto comodo. Ricordate la posizione preferita dello Sgara. Quella così. Mock Morpher. Sarà meglio farlo tipo a turno 6, anche se contro Rogue, che ha sap, non è che sia proprio il top, eh. Dai, che prima di andare a lavoro vorrei fare ancora un altro video. Su, su. Izera. Due mana fa due danni a tutti. Qui dal mazzo lui può copiare soltanto Alakir, Walking Fountain e Big Bad Archmage. Ok.
Abbiamo anche Agatha The Witch. Beh, gli AOE ci sono. Fin qua non ci piove. Bisogna vedere soltanto se riesco a arrivare a far roba. Bene. Io ti immagino quel mazzo che abbia tipo Vanish e altra roba anche. Eureka! Vediamo un pochettino. Bad, cioè, un il Big Bad Archmage che summona all'Archmage. Tutto nella norma, devo dire. Lo sta leggendo. Ma che cazzo è sta roba? Ma sei scemo? Tu pensa al prossimo turno che ti tiro giù anche un Isera, già che ci sono. Top deck Walk the Plank. Sì, mi dica. Le garba questo Deathwing. E se me lo fa tornare in mano, piuttosto. Faccio un Rick e torna giù lui. Un altro. Yep. Bene, no? Ti prego, fa che non abbia Vanish in mano. Vanish lo patirei parecchio. Però se non ha Vanish, teoricamente. Sì, sì, guarda, recupero tutta la vita che vuoi, non mi interessa. Undead. Tell no tales. Sappi. Un'altra! Mamma mia, che brutta persona che sei. Mi garba più 5, considerando che ho in campo un Wind Fury. 18 danni se rimane questo qua giù. Sì, sì. Oh, and that. Non concedere, non concedere! No, non concedere, volevo farci la spell sopra. Diamine! Ballerino paladino. Faccio l'abito, ragazzi. Basta, faccio l'abito. Così è da fare abito per forza. Qualcuno mi ha detto che ha vinto una scommessa. Che scommessa? Che cazzo? Scusate.
Mamma mia, abbiamo anche Ancestral Spirit. Questa mano qua potrebbe essere molto molto interessante. Non mi pare il momento di crashare con una mano del genere, perché voglio, pretendo di vincere. Ti prego, Hearthstone, non mi fare ciò. Ok, grazie, riconnettimi al game. Quindi io confido sempre che sti mazzi qua non abbiano quella carta fastidiosa chiamata Silence. Just in case. Just in case, boys. Sia Ancestral Spirit che Big Bad Voodoo. E il Big Bad Voodoo lo voglio fare sul Big Bad Archmage. Perché Big Bad e Big Bad fanno un bel giro di parole. Coraggio, su. Ma sono quasi sicuro che non posso fare Eureka prima di calare il MacMorpher. E non è che siamo crashati di nuovo? Cioè... No, seriamente, se crasho sta parete potrei incazzarmi, eh? Ok. No, Isera, rovini tutto! Isera, rovini tutto! Ti chiamerò colei che rovina le cose d'ora in poi. No, se Eureka mi prende Isera ci rimango malissimo, ve lo dico. E ora più che altro c'è ancora la possibilità che il MacMorpher nel mazzo mi vada a copiare Ziliax più che gli altri. Signor Pallerino, una cosa di giorno per piacere. Non è che siamo qua a far ballare... Non mi ricordo neanche com'era la cosa. Ci sta, si è sprecato una durability dell'arma per farmi due danni in faccia. Sono triste. Scala qualcosa di grosso lo exo. Quello non è così grosso da exarlo. Sto proprio le caga le armi. Prima riesco a buttarmi via il coin, fare hero power, avere tanto prossimo turno fare MacMorpher più qualcosa. Tanto guardate, tirerà sicuramente un altro colpo d'arma qua sopra perché gli piace buttare via l'arma. Cioè lui ha fatto 12 danni di quell'arma sui miei totem. Ci sta.
Me ne sto. Reckless Flurry. Ci sta. C'è Reckless Flurry, vabbè. Ancestral Spirit. Torna in vita, amico mio. Come altro 3-5 che picchi Face. That was unexpected. Quindi in poche parole potrebbe essere un scivallo TK, ragazzi. Time out. Per non prendersi 3 danni. Ok. Volevi liberarti del buon caro vecchio alla Kir the Windlord, e invece no. Arriverà qualcosa ancora di più grosso, di più grande e più cattivo. Forse. Non sto capendo che mazzo è. Penso sia uno scirvallo TK. To play with fire... Eh già. I'm so sad. Sei una bruttissima persona, sappilo. Calerò tutto ciò che per te è grosso e cattivo. Per giunta abbiamo un doppio rush con lifesteal. Non che serva qualcosa contro quel mazzo, però. Un po' mi rattrista il fatto di aver beccato proprio quel mazzo, però. Che non ho modo di spezzargli la combo. C'è ancora le quietude per giunta. Che palle. Agatha the Witch, ora come ora mi fa veramente schifo. Madonna, se per sbaglio non mi levi sto coso qua, ragazzo, ti pigli tanti di quei danni che perdi. Che sono 28 danni con questo qua giù. Tu devi fare Quality Consecration qua, ragazzo. Te lo dico, chiaro e tondo. Sarà meglio per te. Sì, sì, curati, curati. Mamma mia, adesso quanti danni ti faccio? Sono 28 danni, sono precisi. Please! Deve avvenire sto miracolo divino. Forse no. Non fare tema. Out!
Time out ha fatto time out. Lo picchio. Che partita, ragazzi. Deve ancora giocare un'altra Quiet e un'altra Cons. Spero che siano entrambe qua sotto. Parrebbe di no, invece. Ce l'aveva proprio in mano. Bestia maledetta. Sì, l'hai finita adesso le Quiet di Consecration, ok? Miseria ladra, ti implodo in qualche modo, forse. C'è più niente nel mazzo. No, non shrinkrai, non shrinkrai, non shrinkrai. Che schifo. Che schifo. Vedo ancora una possibilità con la Stormbringer, ragazzi. Vedo una piccola possibilità di far qualcosa grazie a questa. Devo solo sperare che Shirvalla sia qua in fondo. Sa di no. Sa di no, boys. Precisa proprio, eh. Che forte! Clap clap! alla Kill the Wind Lord non c'ho manco il mana. Che palle. Un paio di danni di questo. Che partita sad. Sarebbe stato bellissimo. Invece abbiamo beccato uno scirvallo di K. Questo qua adesso, ragazzi, è il classico mazzo che va giocato se volete rankare. Semplice. Perché con questo qua andate dritti contro tutto. Ah! Peccato, divertente, ma niente. Niente da fare. Ci sono rimasto male. Peccato, peccato, peccato. Allora, ragazzuoli, dov'è? L'ho perso. Big Shaman. Ah, leviamo il deck tracker che dà fastidio e mezzo. Che dire, è un mazzo for fun, ragazzi. Lo stavo provando per vedere un pochettino come girava. E onestamente, se sono rotto in culo qua non avessi avuto tutte le risposte, avrei anche vinto la partita. Però non è andata così. Purtroppo non è andata così.
Però mazza divertente. In caso avete le carte, potete provarlo ora come ora, che il meta è un pochettino instabile. Anche perché come il meta si stabilizzerà, sto mazzo qua penso che scomparirà totalmente dalla ladder, perché non riuscirà mai a arrivare a late game per fare robe strane. Comunque, bisogna divertirsi adesso. Ragazzi, adesso vi saluto, che è l'ora di andare a lavoro. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, spolliciate e iscrivetevi al canale abilitando la campanella. Come vi dico sempre ragazzi, alla fine di ogni video ci vediamo domani per un altro video. A domani ragazzi, ciao ciao.